Ragazzi, lasciate tantissimi like per questo incredibile video su cosa c'è nel mio iPhone e mi raccomando, prendetela sul ridere. Vi ricordo anche l'hashtag Road to 1000, tutti insieme, verso 1000. Io vi lascio con il video. Buona visione! Bene ragazzi, bentornati al vostro Patrick Armor. Eccoci qua, tornati finalmente in un nuovo video. Siamo arrivati incredibilmente su cosa c'è nel mio iPhone, visto che, come avete notato da Instagram, ho preso un iPhone SE, quindi mi sembrava davvero giusto e doveroso fare questo video specialissimo. Quindi partiamo subito. Allora, iniziamo da orologio, perché visto che ho aggiornato l'iPhone a iOS 10, con iOS 10 c'è anche sonno. Ma lasciamo stare le cazzate. Abbiamo borsa, perché dobbiamo sapere che la signora AAPL, la mia vicina di casa, ha meno 0,61 oggi, quindi non è proprio la giornata migliore per fare un furto alla sua borsa, no? Mettergli le mani dentro la borsa. Quindi magari domani potrebbe essere tipo a più 1,50, più 1,50 milioni, quindi si potrebbe fare un furto nella borsa della signora AAPL, quindi signora, stia attenta, domani potrebbe subire un furto da parte mia. E poi, ovviamente, no? Frughi nella borsa delle signore, delle vicine di casa, e poi non vuoi avere le mappe per scappare, che tipo dici a Siri: oh Siri, cioè stanno le guardie, mi vogliono PA, dimmi dove cazzo devo andare. E tipo lei ti dice: vai sempre dritto, non ti girare mai. Tipo lo Slender. E poi ancora, se non sei proprio sicuro, c'hai proprio per la fuga la bussola, come se stai qua in casa così non c'è un cazzo da fare, stai qua che giri col telefono così dov'è il nord. Poi trova iPhone, perché se invece che rubare la borsa ti inculano l'iPhone, te dici: oddio, ma come faccio? E infatti trova iPhone, così trovi il tuo iPhone. Ovviamente salute, perché l'iPhone si preoccupa per te della tua salute, che dopo dici: eh no, ma dopo chi me usa se te mori? E quindi stai attento, mangia regolare, dormi, fai attività fisica e fai bravo, no? Poi ovviamente l'App Store, iTunes, ma iBooks, cioè basta con i libri, perché uno dice: vabbè, dai, è finito la scuola, che qualche libro non te lo leggi? Manco morto, basta quei libri, basta, santo Dio. Poi ovviamente hai casa, perché quando sei a casa, c'hai casa. Poi abbiamo anche l'Apple iWatch, perché adesso tutti fanno i fighi, no? Con l'Apple iWatch mi guardo le notifiche, le chiamate col mio orologio. Ma voilà, io me lo guardo col mio braccialetto super figo, se voi siete ancora indietro. Poi abbiamo anche FaceTime, se ti vuoi vedere face to face con i tuoi amici e le tue amichette. Ovviamente Facebook. Shazam, che sembra tipo la frase che dice tipo lo stregone di ghiaccio di Clash Royale, tipo Shazam. Ovviamente Periscope, perché seguitemi su Periscope per lasciare tantissimi cuori, perché prossima live che andrà anche su YouTube, live di 1 milione di cuori su Periscope, quindi dai coi pollicioni e coi cuori su Periscope, seguitemi. Poi ovviamente Instagram. Ok, riproviamo. Quindi dicevo, Instagram. Vabbè, riproviamo la terza volta. Quindi, Instagram. Dai. Ok, abbastanza coperta questa, abbastanza coperta. Messenger. Prisma. Tu. Pokémon Go, anche se non ci gioco da ormai un mesetto e mezzo, perché fanno degli aggiornamenti stupidi quelli della Niantic, non mettono proprio l'aggiornamento di lotte tra amici, scambi con gli amici e soprattutto i leggendari. Uscite sti cazzo di leggendari, normale che la gente non ci gioca più se non metti i leggendari, Moltres, Zapdos, Articuno, Mew, dai cazzo. Poi ovviamente abbiamo il fantasma formaggino Snapchat, tutto il calcio per seguire tutte le partite in diretta, i risultati, le schedine. Tirare giù tutti i santi ogni volta che segna la squadra avversaria. Clash Royale, che sono appena arrivato in Arena 7, madonna santa. Poi Radar Go, grandissima applicazione, no? Per trovare i Pokémon, diciamo, un punto preciso dove sta lo stronzo lì. Però, non lo usi, perché Pokémon Go non lo usi, visto che non fanno i grandi aggiornamenti. Lezzi, quelli della Niantic, lezzi, sgocciolano.
Bene ragazzi, questo video può finire qua. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è piaciuto, lasciate tantissimi like qua sotto. Prendetela a sorridere, questo qui era un video molto ironico e divertente sull'iPhone e sulle sue capacità meravigliose. Come al solito vi ricordo il link qua sotto nella descrizione per seguirmi di Facebook, Instagram, Google Plus, Snapchat e Periscope. Vi ricordo anche l'hashtag Road to 1000, tutto insieme, verso i 1000. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, stay tuned, stay Patrick. Bella! Mamma mia, 85% da uomo e anche da donna, e si fa il culo a tutti, attrici e a tutti.